voi state sbagliando in questa occasione e che proprio su questo punto sarebbe ulteriore una riflessione più approfondita. Grazie. Grazie. Deputata Pellegrino, prego. Grazie Presidente. L'onorevole Braga fa riferimento alla norma europea e alla norma italiana, questo l'ha detto più volte, ma allora vorrei sapere in quale maniera, visto che anche Parigi si ritrova in Europa, come mai Parigi non è sottoposta alla norma europea e forse lei per norma italiana intende il 133, esattamente chiamato Sblocca Italia, ma ed è proprio quella la madre di tutte le leggi che hanno sovvertito completamente la volontà e l'esito referendario. Per cui dico all'onorevole Braga, e tramite lei Presidente, che non è certo la norma italiana che deve essere così messa in regola, perché quello Sblocca Italia sappiamo benissimo che porta nella direzione delle grandi multi utilities. Grazie deputata Pellegrino. Allora Baroni, deputato Baroni, questa volta vuole parlare? Va bene, prego. Grazie Presidente, mi scuso ma è proprio la discussione che stiamo cercando di riattivare all'interno della Camera, perché quello che non ci dice l'onorevole Braga con il suo intervento, il suo distinguo, è il cui prodest, ed è qui il nostro attacco, ed è qui il nostro momento di difficoltà, perché di fronte a questa disonestà intellettuale, questa sottaciuto che si vuole continuare a sottacere in maniera assordante, ed è il fatto di chi guadagna relativamente a questo tipo di legge. Allora, i ricchi diventeranno sempre più ricchi, Caltagirone ringrazia, i grandi gruppi ringraziano, chi magari era in un altro ambito proprio, mai parola fu più corretta di questo, si ritroverà ovviamente a dover arretrare relativamente alla possibilità di concorrere alla gestione all'interno di questi ambiti. E questo il PD non lo vuole dire, perché non vuole dire di essere il grande favoritore dei grandi gruppi. A casa mia si chiama lobbismo. Grazie. Grazie. Allora, deputato Caparini, prego. Sì, semplicemente per far notare all'Aula che in base all'articolo